Ciao ragazzi e benvenuti sul mio canale. Non sono molto costante, raga, in questi giorni perché a me il caldo mi uccide, non voglio essere ripetitiva. Essendo una casa, come si dice a Napoli, astico e cielo, quindi all'ultimo piano batte il sole tutto il giorno, è una cappa. E quindi riesco, quando sto in casa, riesco a stare solo sotto al condizionatore morta. Perché nonostante il condizionatore che vedete sta muovendo ora i miei capelli, io soffro di pressione bassa, mi butto proprio a te, cioè io sto fisicamente male col caldo, ma vabbè, ho parlato anche già troppo. Prima, negli anni passati, parlavo moltissimo con voi, vi ho reso partecipe di tantissime cose, tantissime storie della mia vita, in maniera più o meno approfondita, perché sapete che poi non è che uno può dire proprio tutto tutto per una questione di privacy mia o di chi mi sta intorno, però a grandi linee vi ho sempre raccontato tutto e sono video che vi piacciono e sono video che in qualche modo legano me alle persone che mi seguono e le persone che mi seguono a me. Negli anni tantissime persone si sono affezionate a me, non tanto magari per la recensione simpatica, poi magari sì anche, però dico o per il tutorial o per il video in cui sclero contro un determinato brand, ma tanto quanto perché si sono molto sentiti vicino alla storia della mia vita e questa è una cosa che mi piace tantissimo e che io dico sempre, l'ultima volta l'ho detta proprio qualche giorno fa, non mi ricordo se a mio padre o a Omar, che ho avuto tantissima vicinanza, comprensione, solidarietà da persone che non conosco, anziché che da amici e parenti. E questa è una cosa, un fenomeno veramente strano. D'altronde a Napoli si dice amici e parenti, a cattà e non venere niente. Volevo farvi qualche aggiornamento recente, anche rispetto all'ultimo video chiacchiericcio che vi ho fatto, che avete apprezzato molto, che vi ho aggiornato su mio padre, su mio fratello, sulla mia genitrice. E volevo appunto parlarvi di questo, ma non solo, del mio soprattutto percorso di psicoterapia che sta continuando alla grande. Sapete, vi ho detto che ho ripreso a fare terapia negli ultimi 3 mesi, forse, con una nuova psicoterapeuta che è cognitivo-comportamentale rispetto alla precedente sistemico-relazionale. Se vi interessa sapere le differenze, le trovate su Google e inizio a vederne i primi benefici. Posto che mi ha confermato che, se dobbiamo parlare di diagnosi, diciamo più in maniera superficiale, non ho la piena patologia o disturbo di personalità, non è una patologia, borderline, ma ho dei tratti borderline, più di uno, ma non ne ho la piena patologia. Questo già è una cosa importante perché è una bella gatta da pelare, sarebbe stata una bella gatta da pelare, già così è difficile. E in più anche dei tratti ossessivi, cioè mi spiego meglio, quando c'è un pensiero intrusivo o comunque una mia paura, eccetera, eccetera, io mi ossessiono con quel pensiero e quasi lo faccio tra virgolette, prendetela molto con le pinze questa cosa che sto per dire, quasi lo faccio avverare perché proprio non me ne libero da quel pensiero. Esempio più pratico, stupido, il primo che mi viene in mente. Ho paura che Omar mi tradisca. È un esempio, raga, è un esempio. E cacchio, quel pensiero non lo lascio più andare e qualsiasi comportamento di Omar, sempre un esempio, anche solo che rispondermi invece che dopo 10 minuti, dopo un'ora, dico ok, sì, mi ha tradito, quindi mi ossessiono e non riesce a. È un po' come i pensieri intrusivi che spesso ne sentiamo parlare sui social, no? Ma questo era solo un esempio rapportato a cose più serie, importanti. Questi pensieri ossessivi ti distruggono, no? Perché tu poi ti convinci che siano così, che sia così, che quel pensiero è la realtà e quindi poi ti distruggi da solo in qualche modo. Sempre con la mia terapeuta abbiamo affrontato il discorso per il quale ho un tipo di comunicazione con gli altri in generale, aggressiva, cosa che sapevo già, però ovviamente l'abbiamo approfondita questa cosa e vi dico più o meno quello che ha detto lei. E che il mio modus operandi, insomma, questa comunicazione aggressiva è quello di allontanare subito tutti, perché aggressivo risponde con aggressivo. Quindi se io sono aggressivo con te, tu inevitabilmente ti allontanerai e quindi questo mio modo di fare è implicitamente inconscio, sì, inconscio, esatto, per allontanare gli altri da me.
non voglio, insomma, che gli altri si avvicinino a me. Anche se poi secondo lei, che io però poi le ho detto che in parte sono d'accordo e in parte no, in realtà io ricerco dall'alto il contrario, vicinanza. Io ho detto sì, forse con le persone che amo, ma con altre X persone sconosciute o semi sconosciute anche no. Che poi non è che per forza si deve andare sempre d'accordo col pensiero del terapeuta. Poi magari, come dice lei, e io ancora non ne ho preso coscienza, può essere, bisogna essere sempre molto aperti e sinceri, soprattutto in terapia, con se stessi in primis e poi col terapeuta. Quindi io ad ora non credo che io voglia vicinanza da tutti, però io questo atteggiamento lo utilizzo anche con Omar, con mio padre, forse solo con mio fratello, non tanto. Ecco, poi abbiamo parlato appunto di fiducia, di chi sono le persone di cui mi fido e io gli ho detto solo comunque mio fratello in primis al 100%, l'unica persona è di Omar per secondo al 80% e non parliamo di donne, tradimenti, ragazzi, parliamo proprio in generale perché io non mi fido di nessuno a questo mondo e anche lì ovviamente lei mi ha spiegato, ma questa è un po' psicologia spiccia perché ce l'ho arrivata anche da solo. Se non ti sei potuto affidare di tua madre, di chi ti puoi fidare a questo mondo e quindi cresci così. E a proposito, visto che abbiamo citato la signora, raga, ma voi vi rendete conto che questa cristiana, benché io non ci abbia più a che fare da anni, non la caghi più, non ne parli più, cioè ancora mi sta a insultare, ancora sta a parlare di me. Io poi sono arrivata a un punto che qualche paio di settimane fa ho chiesto il numero di un avvocato penalista perché credetemi, non se ne può più. Io stai facendo di tutto per ricostruirti una vita, ti stai ancora curando le ferite che tu in quel caso hai procurato. Invece, come dice pure mio fratello, non si rende proprio conto. Una figlia che ti ha totalmente cancellato dalla sua vita, l'altro figlio quasi più o meno. Tuo marito è divorziato da te e lei ancora ad oggi non si è fatta una domanda, non dico tante domande, una. Anche solo che perché, come mai? Niente, noi siamo in mostre ancora, insulti a me, a Omar. Pensate che mio Omar ha uno scooter e ha detto a mio fratello che vuole prendersi la patente, poi fa 17 anni, mio fratello vuole prendersi lo scooter, eccetera, eccetera. E anche Omar ovviamente non ha nulla a che fare con mia madre e Mario lo frequentiamo spessissimo, vanno molto d'accordo entrambi, hanno anche molte cose in comune nonostante l'età di differenza. Ora per esempio a mio fratello gli abbiamo regalato l'iPhone per il suo compleanno, il nuovo iPhone, cerchiamo di fare sempre il meglio per quello che possiamo, di essere presenti fisicamente, moralmente e non. Comunque per non tirarvela per le lunghe, Omar ha detto guarda io mi voglio cambiare mezzo e questo scooter per quando fai 18 anni io te lo posso anche regalare, te lo metto pure a posto, quindi avrei pure aggiustato e speso dei soldi sopra e poi ovviamente dovrei prendere la patente eccetera, te lo regalo a te. Ora si parlava di l'anno prossimo, quindi quando Mario avrà fatto 18 anni, posto che perché poi mio fratello le cose me le viene a dire, cioè lei le è convinta forse di no. E subito lui gliel'ha detto alla madre e la madre ha iniziato ad insultare me, a insultare Omar. Cioè, io posso capire, come poi ne abbiamo anche parlato, che una madre dice no, io sono preoccupata, non voglio che mio fratello vada sullo scooter, anche se Mario questo scooter l'avrebbe avuto a 18 anni e a 18 anni voglio dire tu poco ci puoi fare in quanto genitore, però potrebbe rientrare, rientra nella normalità un genitore che dice no, io Omar ti ringrazio per il pensiero, ma non voglio perché non voglio che Mario vada sullo scooter perché mi preoccupo in quanto genitore. Un discorso così sarebbe stato giusto, regolare, come dire, non ci sarebbe stato proprio nulla di male. Il problema è che come Mario gli ha detto la cosa, vi evito, vi risparmio gli insulti che ha detto a Omar e a me poi di conseguenza. Per questo. Perché, raga? Perché lei ha visto Mario felice di questa cosa. E come tutto quello che lei tocca deve distruggere. Mario non poteva essere felice di questa cosa. Allora il suo problema non era lo scooter, la pericolosità, cose di cui un genitore si potrebbe naturalmente preoccupare, anche perché lei non ne ha fatto proprio menzione di questo. Solo che noi ci dovevamo fare i cazzi nostri. Questa è stata l'unica spiegazione.
anzi Omar si doveva, e di me, cioè lei ha detto, ah sì, vedi, frequentando tua sorella, frequentando, questo è un amico, è mio fratello, beh comunque vabbè, non ci arrivo. Tant'è che Mario mi ha detto sempre che lei quando si riferisce a me con il suo partner o con i nonni o chi per esso, non dice mia figlia, dice che adesso deve accompagnare mio fratello qua, accompagno Mario dalla sorella. Mario era sconvolto di questa cosa e ha detto vabbè Mario, ma chi se ne frega, io manco la chiamo madre, quindi solo che io ho le mie ragioni, visto che da quando avevo 5 anni e anche forse prima che ho le sue vessazioni, perché tra l'altro a me mi hanno anche raccontato cose di quando ero neonata, sconvolgenti, che evito perché là proprio è il limite veramente della denuncia, però ormai sono passati 35 anni, purtroppo poco si può fare. Detto questo, raga, io ancora oggi, dopo tanti anni, non la vedo, non la sento, saranno 3 anni almeno. E lei ancora, invece di dire mia figlia mi manca, voglio recuperare un rapporto. E attenzione, specifico sempre, non che è una cosa che io voglia, perché lei mi deve stare sempre lontano, un palmo dal culo. Però, dico, un genitore normale, sano, si preoccuperebbe di recuperare il rapporto con la figlia. E invece lei ancora a insultare me, noi, qualsiasi cosa facciamo, qualsiasi cosa diciamo. Che purtroppo, come ha detto la mia psicologa, c'ho ancora un collegamento con lei, che è Mario, perché inevitabilmente vivendo ancora con lei, magari Mario si vuole sfogare, ok, io le cose le vengo a sapere, e quello è il punto. Aspettiamo che Mario faccia 18 anni e speriamo che faccia la cosa giusta. Quindi poi sa, vabbè, lei dice che noi lo manipoliamo, Mario mi dice anche questo, ho detto vabbè, che novità. Io e mio padre siamo due mostri e lei è l'unica sana, quindi anche questa non è una novità. Detto questo, comunque, non voglio perdere ulteriore tempo a parlare di psicopatici vari e torniamo su di me. Mi sta aiutando tantissimo questo percorso, ma come vi ho detto forse pure nell'altro video, noi parliamo molto poco della famiglia e delle origini, perché quello è un approccio più sistemico relazionale. Essendo lei una cognitivo-comportamentale, andiamo subito a parlare dei miei comportamenti, di come io mi comporto per andare poi a correggere i comportamenti disfunzionali, appunto, legati sempre comunque al mio passato, no? E quindi mi sta aiutando molto. Io mi sento, anche lei ha detto che mi trova già più calma, più tranquilla. Abbiamo fatto diversi esercizi, compiti a casa, come diciamo. L'ultimo compito a casa che mi ha dato è che devo scrivere 10 mie qualità. Ha detto tenendo solo 10, io solitamente ne chiedo 20 perché so che fai fatica. Io per ora ne ho trovate 5, le uniche, non me ne vengono altre. E lei mi ha detto, se non riesci a farne tutte e 10, fatti aiutare da Omar. E quindi Omar mi dovrà aiutare a completare queste 10 qualità. E vabbè, sono esercizi forse, anche a mio parere, a volte un po' magari, mi viene da dire stupidi, non stupidi, però un po' inutili, no? Perché sicuramente il fine ultimo in questo caso della mia terapeuta è aiutarmi per la mia autostima, ok? Ma io lo so, ma non è certamente scrivendo 10 qualità che mi alzo l'autostima, però questo compiti semplicemente a casa, non sono cose in più extra che faccio perché lei me le assegna. E poi niente, raga, a fine luglio vorrei vedere un chirurgo bariatrico, già vi avevo raccontato un anno fa che avevo visto, ero andata a fare delle visite eccetera per operarmi e poi non ho fatto più nulla. E come vi ho già detto, tra l'altro, questa volta se mi opererò non ne parlerò, lo dirò a fatto compiuto, forse dopo, chi lo sa, o ve ne accorgerete voi perché mi vedrete dimagrita, ma non è un percorso che voglio replicare di nuovo sui social, perché è veramente patetica la gente sui social, pronta a puntare il dito, tutti i nutrizionisti, tutti operati che ne sanno più di te, tutti ex obesi che ne sanno più di te, tutti magri che ne sanno più di te. Quindi anche no, scusate la pantofola di Omar Dieto, fantastica. E poi basta, direi, sono molto contenta perché più passa il tempo, più il mio rapporto con mio fratello cresce, si rafforza. Lui è veramente, raga, io sono estremamente fiera di mio fratello, vi giuro, quando lo vedo io mi illumino proprio, perché vedo in lui, vedo un po' me, però vedo la speranza che, essendo che ha due persone vicino, cioè me e mio padre, più consapevoli,
vedo la speranza, cioè, di far sì che lui alla mia età non arrivi come sono arrivata io conciata, distrutta. Sicuramente i suoi traumi lui già ce l'ha, non dorme, va dallo psichiatra, dallo psicoterapeuta, ma nessuno si fa due domande di questo. Quindi sicuramente già il danno è stato fatto. Però può essere magari meno grave di come è stato fatto con me, quindi io in lui ripongo tanta tanta speranza. È dolcissimo con me, si avvicina, mi abbraccia, mi dà i bacetti, ma dal nulla, cioè veramente è veramente un ragazzo, è speciale, non perché è mio fratello, ma è speciale. È beata la donna che se lo prenderà, perché è veramente un dolcissimo e è raro in un uomo vedere queste qualità. Detto questo, poi per il resto basta, con Omar come al solito tutto a posto, anche lui ha iniziato a fare da un bel po' terapia individuale, con mio padre tutto a posto, sono un po' preoccupata perché comunque non fa una vita proprio, diciamo, stabile, e quindi sono un po' preoccupata, però insomma sicuramente sta meglio mo che prima, finché era ancora sposato, questo è poco ma sicuro. E niente, raga, vi abbraccio, vi ringrazio per avermi seguita. Ci vediamo lunedì con un video Get Ready dove proviamo un sacco di novità. Un bacione, ciao!